Che cazzo è celebroso, ma sei un poraccio. Peggio di te ci sono quelli che ti vanno dietro. Sotterrati, frate. Un consiglio. Buongiorno, io sono Vink, ben ritornati sul mio canale e benvenuti su questo nuovo video dove andrò a leggere i commenti degli haters. Arrivi a un certo punto che quando fai video su YouTube da un po' di tempo non hai più idee. E cosa puoi andare a fare? Puoi andare a riprendere tutti i commenti negativi e piazzarli in un nuovo video. Così voi siete contenti perché avete il video, io sono contento e siamo tutti felici e contenti. I commenti che andremo a leggere di questo video che vi lascio il pallino di informazioni sulla parodia che ho fatto di Prima di iniziare il video vi invito subito a lasciarmi un pollice in su e di andarmi a seguire su Instagram per non perdervi tutti gli aggiornamenti e tutto quello che riguarda il backstage del mio canale. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che quel video della parodia di soldi l'ho girato alle 3:30 del mattino. Ritornavo da una serata in un locale e ho detto: quando ritorno a casa devo fare il video per essere il primo a caricarlo su YouTube. Infatti, questo è il risultato. È il video più inutile che abbia mai visto in vita mia. Sono contento, sono contento. Anche perché comunque devo essere sincero, il video sostanzialmente non fa tanto ridere. È molto ironico, comunque ho associato le parole a quello che facevo. Quindi a ogni singola parola io compievo quell'azione lì. Ragazzi, ma fatemi una risata, buttazza la miseria. Proprio per rimanere in tema, ho capito che è fatto con ironia, ma fa proprio cagare. Ma che vuoi? Hai 3:30 di mattina in ufficio. Quale sarebbe la parodia? L'ho detto, ragazzi, è quel video ironico che ti fa strappare mezzo sorriso e dice: vabbè, dai, è bello questo video. Cioè, questo è quello che penso io. Questo mi scrive: che trimone. Sono andato a cercare su internet cosa voleva dire. Vuol dire sostanzialmente che scemo, che stupido, ignorante, non lo so, una cosa del genere. Ecco, ora arrivano i commenti quelli costruttivi che ti fanno riflettere. Che coglione. Infatti io ci rispondevo: ti svegliaste con Samara mia. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, però ti stimo come youtuber. Ma perché? La coerenza d'un... Veramente, ragazzi, io pensavo di essere una persona davvero con problemi mentali, però mi sto rendendo conto che non sono l'unico. Ma che cazzo sto guardando? Vink Lob. Poi ci sono quelle tipologie di persone che commentano: ma è possibile che quando esce una cazzo di canzone nuova dovete sempre fare delle parodie che rompono i coglioni? Non l'ho cercato io sulla barra di ricerca parodia soldi di Mohamed Mahmoud, come cavolo si chiama. Cioè, sei andato a cercarlo tu, oppure, a maggior ragione, hai aperto tu il video. Che cazzo di celebroso, ma sei un poraccio. Peggio di te ci sono quelli che ti vanno dietro. Sotterrati, frate. Un consiglio. Un consiglio, frate. Fatta una vita. Poi arrivano i moralisti. Non mi piace l'idea di questo video per una canzone che ha un grande significato. Trovo fuori luogo la parodia. Ma è una canzone triste che rispecchia purtroppo la realtà di tanti figli di coppie miste. Ma che c'entro smistamento? Sinceramente non mi sembra una parodia, hai solo fatto stupidaggini con la canzone in sottofondo. Bah, tu non sai cogliere l'ironia, fatti una vita. Vattene via. Poi ci sono quelli che vogliono fare gli eroi. Se questo fa ridere, io sono Superman. Sei stronzo. Ma non sono Alfonso. Finocchio, perché lo devi insultare? La canzone è bellissima. Poi ci sono quelli dittatori, quelli che ti vogliono insegnare il lavoro. Non avete capito un cazzo del testo. E la parodia non si fa così. Devi cambiare il testo con arte per essere una parodia. E perché non la fai tu? Chi è il tuo spacciatore? Achille Lauro. Ma meglio se sto zitta, va, prima che apri bocca e spari minchiate. Finisco questo video con questa perla di saggezza che quando ho letto questo commento ho detto: bruchissimo, mi scrivono. Ti gonfiere di botte. Comunque io posso andare benissimo dalla polizia postale e scoprire chi ha scritto tutti questi commenti. Però prima di tutto non lo faccio perché perdere del tempo. E secondo, andrei a scoprire che alla fine la maggior parte sono tutti bambini. E quindi meglio evitare, va? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciatemi un pollice in su e un commento qui sotto. E mi raccomando, insultatemi così posso fare altri video. Sto scherzando. Se ancora non mi state seguendo su Instagram, seguitemi per non perdervi tutti gli aggiornamenti sul mio canale e tutto quello che riguarda la mia vita. Ultima cosa, ho ricevuto tanti commenti in cui dicevano che il video non era divertente, non era una parodia, che non era molto ironico, che non era simpatico. Raggruppo tutti questi commenti e vi rispondo così. C'è anche chi ha preso la lettera ogni parola della canzone. Il risultato è un video prova di risata.